Siamo pronti! Brandamela, fatti più grande che manco te sei vedi. Poi sfondo il PC qua, sfondo tutto. Buonasera, buonasera. Babba sporcacciona, ma era per ridere, raga, era per ridere, era per giocare. Cosa mi sono perso? Ma cosa? Siamo... non ci fare caso. Tiziano spegne gli incendi facendo l'elicottero, lo prenderanno sicuro. Ma lo prendono con l'elicottero, Fede, che è diverso proprio. Ciao, chi di dovere? Buonasera, Babbas Fantasies. Aspetta, devo dire una cosa perché è giusto che gliela dica. Prima di conoscere Tiziano, è da quando ero piccola. Oddio, quando ero piccola sembra che ero una pervertita. Comunque, avevo 18 anni e gli ormoni mi si stavano infiammando. Il mio sogno era quello di mettermi insieme a un pompiere. Perché nel mio sogno erotici c'era sempre questo pompiere che veniva dalla finestra e diceva: "E qui l'incendio, sono venuto a spegnerlo." Guarda caso, ho trovato Tiziano. Trovato Tiziano che faceva il concorso dei pompieri. Ora, io non so se è un caso, ma non credo. Però, nel senso, e non so se è un caso, ma non credo. Però, dopo questa, buonanotte. Nitox, e dai, però. Ciao, Matteo, buonasera. Ricomincio a tornare piccola, va. È il destino. Da Samu, è il destino. Babba, ti drogavi? Può essere. Ma è stato salvato il gioco. No, continua. Si è salvato il gioco, vero? Non era Babbo Natale. No, Babbo Natale chi se lo inculava? Dai, dai, Dani. Mi hai descritto in un episodio di Tutto in Famiglia. Esatto, Yogami, questo ero io praticamente. L'uniforme e il suo fascino comunque è il sogno di tutte le donne. Ma da l'uniforme. Ah. A cosa giochi? Ad Alien Isolation. Allora, i miei moderatori hanno già fatto il cambio della roba. Ciao, Diablo. Ti drogavi o ti droghi? No, non mi drogo, Joy. Vado avanti così che è una meraviglia. Pensate se mi fossi pure drogata. Cioè, era un casino delirante. Ciao, bad girl. Se mi fossi anche droga... Dro dro eh? Non so parlare in italiano. Se mi fossi anche drogata nella mia vita... Doha. Esatto, sì, esatto. Allora, signori, iniziamo Alien Isolation. Io ho un po' paura. Chi è che mi ha sbattuto al muro l'altra sera? Che succede? Perché sono... Ma perché il salvataggio è Babbalusi sbattuta al muro? Non ho capito. Ciao, Franzi! Lo so, Francis, che ti manca. Io l'altra volta ho parlato di te. Ti chiedo ovviamente scusa, però volevo... Non lo so. Volevo onorare questa cosa. Volevo ricordarla, volevo... Quindi, ecco. Però una live con l'uniforme da vigile del fuoco la dovrai fare. Beh, I'm behind, se tu vuoi verrà. Stai andando a 30 frame? No, sono io che giravo piano in realtà. Si vede? Si vede. È stato il pompiere del sogno. Sì, è stato lui. Allora, era in punizione. Non lo so perché mi hanno sbattuto al muro. Comunque. Dove cazzo sono, raga? Io non mi ricordo. Sì, le faclo, Noah, però le devi cercare europee. Cosa si fa in questo gioco? Si uccidono gli alieni bastardi che ci vomitano dall'alto. Quella live si trova? Non credo, Fra. Credo che sia... proprio quando me l'hai detto ne ho parlato, quindi è già passato un po' di tempo. Ciao, Calypse. Però i ragazzi volevano... Ti hanno mandato un sacco di cuori per questa cosa. Ciao, Ibiju. Buonasera. Nel dubbio chiama i pompieri. E ora chiamo i pompieri per ogni cosa. Buonasera, Fabio. Allora, io mi ricordo che avevo salvato, però... io mi ricordo che avevo salvato, però adesso chi si ricorda cosa dovevo fare? Non mi ricordo, so solo che c'è l'alien sopra, le nostre teste, che ci vuole bene, ma tanto bene, e aspetta di fare robe zozze con noi. Io prendo le cuffie, ovviamente. E se no, si sente ovunque. Ciao, ragazzi, se volete, per tutti i ragazzi di TikTok, venite su Twitch perché su TikTok non posso streamare dall'applicazione di PC.
Quindi è un casino. Per ogni caso, esatto. Come pompieri. Allora, si sente. Pronto? Pronto? Giacomo? Non le mettere al contrario. No, le ho controllate. Oddio, ma io non sento niente. Allora, noi stiamo scappando e dobbiamo andare a ritrovare Samuels, che ha mandato praticamente una navetta a prendermi. Il problema è che la navetta la dobbiamo cercare, perché ci sta un alien sopra la nostra testa che ci sta ad aspettare. E poi ci sono dei tizi che controllano praticamente tutta la zona. Babà, chiama i pompieri, qualcosa va a fuoco. Dai, raga, non mi fate cacare in mano. È giusta la strada, non mi fate cacare in mano però. Perché non lanci le pietre? Le pietre, le pietrine, le pietre, le pietre. Io lancerei qualsiasi cosa, guarda, sugli alieni. Ma l'alieno poi mi fa male, mi fa proprio male. Allora, qua c'è un tizio che non credo voglia avere niente a che fare con me. Non penso, almeno. Grazie, Dedrozio, benvenuto. O Dedrozio. Dedrozio, Dedrozio. Zio, gli alieni ci vogliono. Sì, gli alieni mi vogliono fare la bua, ma io non ho voglia di farmi toccare da loro, però. Ehi! Come ci vado là? Scusami. Ma mi sa che sto sbagliando, vero? Grazie mille per il follow, Mark, benvenuto. Benvenutissimo, grazie. Allora, buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Please, mi regalate la sub? No, Dani, non chiedere la sub. La sub è una cosa che se arriva, ma non chiedetela. Ciao Mark, buonasera. Allora, io dove cazzo devo andare? Qualcuno se lo ricorda? Gne, gne, gne. Perché io non me lo. Io mi ricordo solo che sono inciampata e sono morta. Raga, non è giusta questa cosa, però. Non è giusta questa cosa. No, io non mi mangio le unghie. Fuggio attraverso la Sixon Communication. Ed come ci arrivo? Ma è di qua, è un altro piano. Devo prendere l'ascensore. Raga, dov'è l'ascensore? Oddio, non lo vedo. Ciao Eleonora, buonasera. Non si sente il gioco. Brava per avermelo detto perché devo aumentare il volume. Io di base ce l'ho alto. Cazzo, 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 cazzo. Sta qua, ragazzi. Sta qua, raga. Sta smocciolando. È qua sopra, lo sentite? Sta camminando. Tua sorella, alieno di merda, l'hai visto? No, vai di pugni. Ma cosa faccio a pugni? Gli sfioro le tempie a pugni, ragazzi. Che cazzo gli devo fare a pugni? Vabbè, io vado di qua. Il gioco si sente basso e il massimo del volume. Le pietre, le petrine. Oddio, raga. Ma è qua dentro. Oddio, 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 ai, 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 ai. Non capisco dov'è. Ti fa male? Sì. Mi sente bene, a posto. È alto, infatti è alto. Ma era lui? Usa il sensore. Ma non me lo fa vedere, perché? Perché non mi fa vedere il sensore? Raga, c'è qualcuno! Non mi fa vedere il sensore, ragazzi. Dice Fano. Aspetta che ti leggo, pupo. Che sta sempre dove sta il giocatore. Uno che fa andare in maniera randomica. Queste due A si alternano. Sì, lo sapevamo già, me l'hanno scritto. Urla piano, per favore. Ciao, ciao Atres. Non mi funziona. Perché non mi funziona? Eppure. Oh.
Io ce l'avevo. Mi sta avvenendo l'ansia. Perché stai stretta nell'armadietto? No, 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 me la mettevo anche nell'armadietto. Ah, eccolo. Ok, raga, scusate. Fatto. Oh, oh. Piano. Piano. Non ha spazio. Ho trovato, ho trovato. Ci siamo, eh. Di qua. Allora, non sta smocciolando. Ciao, Foxy. Vabbè, per favore, non mi fa cagare. Ma me cago io, non tu. Ma è qua. Devo mettere gli occhiali, Manu, hai ragione. Ora li metto gli occhiali, ragazzi. Lo so, Sasuke, però dovete venire su Twitch, perché su TikTok non vi posso far vedere niente, mi hanno bannato. Ciao, Lucchetto, ciao, Leonardo. Allora, appena troviamo un posto... Piano. Cazzo. Ma siamo sicuri che devo tornare indietro, ragazzi? Ma si avevo salvato e devo andare di là. Ma siamo sicuri? Ciao, Skulled. C'è un ragno dietro di te. Sì, ciao, Milla. Raga, ma... Ah, minchia, che giro della Madonna. Sì, è giusto. È giusto, devo fare tutto sto giro della minchia. Devo tornare dove ero prima. Ti prego, non ti girare, figlio della merda. Porca mignona, mi sono spaventata. Mi sono spaventata. Ciao Luigi. Non l'avevi vista la bava? No. Comunicazione Devil. Di servizio. Sono l'alieno. 2x1. 2 mesoni di risate. 2x4. 8 bacioni per Dodo. 2x6. 12 mesi di uccello vivo. Ciao bella. Ciao Nava. Chi l'avrebbe mai detto? Un anno assieme in questa incredibile... No, in questa incredibile enorme famiglia di comp. È un alieno, ovviamente. Dodo, la sub va a te e a tutte le fans di Matti Sarto. Eppure a quelle di Braciola. PS, un abbraccio uccellesco alieno. Grazie mille, Devil. Bentornato nella community dei comp per il tuo un anno insieme in questa community. Bentornato, bentornatissimo. Bentornato per un anno. Bentornatissimo, mi fa un sacco di onore vedere che siete qua ancora dopo un anno. Nella del 3 non ci caga nessuno mai. Non è vero, Nava, ti ho appena salutato. Ma perché devi fare lo stronzo bastardo? Devi fare lo stronzo bastardo, cioè. Io ti tratto tutti bene. Non tu, ah ok. Ah ok, perché io non ho fatto niente. Io sono brava. Ave babba, ave Losarx, ave pupo. Raga, sta a gocciolare. Sta gocciolando. Sta gocciolando, fermi. Ok, sì, se n'è andato. Alla ricerca della qualità al buon mercato. Sì. Ok, ok, questa volta l'ho visto che stava... Te sei la peggiore del cazzo. Stai zitto, Navarroch, ti banno. Ti banno. E anche oggi notte in bianco. Perché, Maria? Dai, Maria. We can do it. Comunque qua c'è l'alieno, puttana Eva. Sla! Grazie. Bentornato nella community per il tuo 16esimo mese. Endasil, ti spacco in culo. Mentre tu ti cacchi sotto. PS, viva l'uccello vibrante. Ciao Masettino, ciao Illele, sei stupendo. Mi sto cagando addosso. Grazie mille Slab, bentornato per i 16 mesi. Grazie mille signor moderatore, bentornato. E grazie mille per lo sparo in culo, Endasil, che oggi hai fatto la sub tier 2 mentre ero off live. Sei una cacca pupù.
Ti ho scritto sul gruppo Telegram che ti picchiavo stasera se ti vedevo, bastardo. Ciao, Bruce. Siete delle gacche. Grazie mille per il boost train, signori. Thank you so much. Grazie infinitamente a tutti quanti, ragazzuoli. Grazie mille, ragazzi, davvero. Per tutto il supporto, per tutte le cose. Oh. Prendo i cazzi stasera. Orco Khan! Ma dai! Ma siete pazzi stasera? Grazie! Ho Grazie azzeccato lo mille! sparo. Fatene altri grazie minore di tre. Dai, Orco, sei uno stronzo bastardo che ha spezzato lo sparo! Orco, ti banno! 5 mesi insieme, pupo! Bentornato nella Cutine Camp! Bentornato anche a te! E per il boost train che arriva al secondo livello! Grazie mille, Orco, davvero! Grazie per tutto il supporto, ragazzuoli. Babba, attenzione. Prometto che farò. Starò attenta. Però se la smettete di fare le sab, magari. Ciao, capito? Ce l'hai fatto a tornare live. Sono 2 giorni che devo ringraziare Naila per la sub e neanche c'è. No, Naila, no. No, non c'è, capito? Buonasera, Pupo. Benvenuto. Fatela spaventare tra. No, no, voglio essere spaventata, ma tranquilla. Peccato che non ha funzionato la spunta anonimo. Enda, non funziona la spunta anonimo. Perché non hanno la faccia? No, ce l'hanno la fa! Ce l'hanno la fa! Apollo e Androidi Zeta lavorano Ce insieme l'hanno la sviluppando una faccia! piattaforma più sicura e meglio collegata. Sì, ok che non è alien, ma mi prende, raga. Sì, ragazzi, purtroppo sì. Purtroppo sì. Alu! Grazie. Ma oggi sei pazzo, hai regalato 12 sub. Grazie per le tue sub. A Niki e a The Top Secret. Grazie e benvenuti tutti quanti nella community comp. Benvenutissimi, ragazzuoli. Ma che cos'è? È un androide. È un drone. Un droide, un druido, un drone, un coglione. No! Scusate. Cristo, mi ha visto? Oh porco. Sì, è mio nemico. Troppi rumori in questa live, sì. Un androide, un coglione. Comunque un coglione. Ah, ma no. Wilson, c'è sempre qualcuno Ah, ma pronto non per posso te, passare per da qua. aiutarti in ogni piccolo passo. L'ho presa nel culo, raga. Ciao Alex, l'ho presa nel culo. Mi ha preso nel culo, eh? Ciao Alex, uccidilo con le pietre. Ma non lo so, Se lo stato della struttura non è di eh. suo Chi? gradimento, il strano. Devo andare là. Ehi! Mi ha visto. Devo ricominciare tutto da capo. Nonna, 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 nonna. No! Apollo e gli androidi Zeta lavorano insieme per una stazione Minchia, dove spaziale cazzo me ne vado, raga? Ma dove cazzo me... Di qua. E mo? Ci vado da qua, ci provo. No, È mio, beh, mi sa di sì. No, no, raga, mi sa che prendo i cazzi qua. Non ho idea. Ah, sì, guarda! C'è un condotto, raga. C'è un condotto. Allora andiamo. C'è un condotto che mi porta dietro di lui. Perché fate fare le robe stealth a Babba? Senti. Allora, io non posso essere brava in tutto. In qualcosa dovevo deficere nella mia vita. Ho deficiuto giusto in questo. Raga, mi sto cagando. C'è un tizio sopra la mia testa, comunque. C'è un tizio sopra la mia testa in tutto ciò. Mannaggia. È qua sopra, ragazzuoli. È qua sopra di noi. Non lo guardare.
È qua. Ciao Genoveffo. Fai una corsetta fino alla fine e vedi se riesci. E poi devo ricominciare tutto da capo, misidia, raga. Secondo me finisce male. Ma lui dovrebbe girarsi a destra. Santo il cazzo che ti benedica. Momo, mi sto. Ho quella faccia io, Momo. Ragazzi, c'è l'alien sopra la nostra testa. Vai! Ci auguriamo che Dio sia con noi per questo viaggio. Ciao Atom, stai andando nella direzione sbagliata. Devo fare il giro, Atom. Devo fare il giro da qua, non posso passare di là, hai capito? Non so se mi hai capito. Sto tizio deve andare a destra. Se sto tizio va a destra, io mi infilo qua dentro. Ah, vedo che non lo fa. Insieme Mo ti ci vede. vediamo. Puoi andare a destra? Santo il cazzo. No. Il gioco fa vivere la stessa ansia che sta provando quando ti senti osservare. Esatto, Teo. Vabbè, niente, non si leva di culo questo qua. Quando è girato qua. Dove? È girato dalla porta da cui devo passare, blind. Per questo non capisco dove devo andare. Buonasera, Giacomo. Mi ha visto. Oh. Ingulazio. Incula zio. Levati dai cazzi, gi. È qua sopra l'alieno. Non lo so. Sono ciechi, sì. È qua, è sopra di noi, Nitox. Piano. Grazie, Sla. Nonna. Grazie Sla per la sub regalata da Atres. Ciao Picchio, buonasera. Grazie mille per la sub. Bentornato Atres nella community di comp per il tuo terzo mesotto. Ma l'alien attacca gli androidi? Non lo so, non mi è mai successo ancora, Damio. Però non penso, penso che attacchi solamente noi, eh. Penso che ci fotta solo a noi lui. Minchia, è qua, raga. È proprio qua sopra. Santo il cazzo. Ok, siamo arrivati all'ascensore, fermi. Ce l'abbiamo fatta. Sei Sasuke, bravissimo Picchio. Mi dispiace che purtroppo TikTok va così oggi. Mi dispiace. Ciao Jenny. Ciao Pupa. Scusami per il ritardo. Ma ti picchio. No, Jenny, ma va, figurati, anzi, grazie per essere qua, Pupa. Ma ti sei mai fatta beccare? Sì, è successo poco fa, Nitox. Papà, ma gli occhiali? Ragazzi, bravi. Fatemeli mettere sempre gli occhiali. Perché sennò poi mi viene mal di testa. Vabbè,
mi viene male. Avete ragione, ragazzi. Scusatemi, non me li sono ricordata. Grazie mille, Eden. Grazie. Sì, è un bel soprannome. Mi piace, ne sono innamorata. Grazie. Bruce. Arriverà il momento in cui io e tu. Vabbè, Bruce, fai come. Bruce, ti preoccupare. Ciao, Jack Towers. Bruce, tu fa come. Fa come se non fosse successo niente, brutto bastardo. Allora, io sono morta qua ieri perché lui è. Oh, Sla, ma sei folle, no? Sla, grazie mille. Grazie mille per la sub regala dal Nidox. Ok. Grazie mille, Sla, davvero. Nitox, bentornato per il tuo 10° mese nella community dei comp. Raga, mi sto cagando addosso. Ciao, Dark Leon. Che caga. Io sì, sono cagatissimo in questo momento. Allora. Oddio, Martuz, grazie mille per il ride. Thank you. Grazie, Pupo. Grazie davvero, Gioia. Grazie infinite. Che nascondiglio di merda. Grazie mille, Gio. Super gentile. Ascoltami bene. Devi andartene pure. Prendere Claire, il gatto e correre sì. A casa. Me ne vado, prendo il gatto. La Sixon non manda. Grazie, Martuz. Ciao, Rainbow Light. Non ricordo come si chiama, quello che ha un motore strano con il cappello da baseball. Aveva qualcosa nel cappotto, forse un'arma. Ha fatto finta di non vedermi. È stato un follow-one, mi raccomando al signor Martuz, eh. Dove stai andando? Ti raggiungo. Prendi il gatto, io ne ho 4. Avete un gatto da prestarmi, raga? Ciao, Jacopo. Baba, prendi il gatto. Baba, prendi il gatto. E mi ha detto di prendere il gatto. Ciao, Mela. Buonasera. Allora, qua è dove sono morta venerdì sera, ragazzuoli. E poi ho staccato la live. Ragazzi, ho l'ansia. Ciao, Lombi. Buonasera. Buonasera, Iacomari. Buonasera a tutti. Ragazzi, scusate. Mi sto cagando addosso. Io andrei sempre avanti. Non posso correre. Dai, mio. Devo andare piano piano. Ho sbagliato strada. Devo andare di là. La pubblicità bandistelle. Beh, buoni, sono buoni i bandistelle, dai. Per una volta è una pubblicità che ti piace. Mi cago, io mi sto cagando sotto. Miau. Iacomari, hai mica un gatto da prestarmi? Raga, avete mica un gatto da prestarmi, eh? Ciao Shadow e Cammine, grazie mille per il follow. Cosa fai, Navarrosh? Eh? Cosa fai, Nava? Vuoi entrare nei primi 3 in classifica, Nava? No, non te la becchi mica. Non te la becchi mica la classifica. E no! Nava, grazie mille per le 3 sub al canale. Thank you so much. Ah, sono Mr. Wolf, Lux e Rita. Thank you. Aggiorna il sub goal. Era per far aggiornare il sub goal, Nava. Brastardi. Allora, pannolini per l'alien, io direi. Io direi adesso pannolini. Come si chiama il nostro personaggio? Grazie, Sla. Grazie. Raga, basta. Grazie. Grazie. Allora, aspetta. Pannolini per. Come si chiama il nostro personaggio principale nel gioco? Ripley, bravo. Io non sapevo come era scritto. Ripley. Pannolini per Ripley. Un altro sparo, sì. Grazie Sla, grazie Nava, grazie per gli spari, grazie per tutto. Baba, ti do un gatto se vuoi, chiama Luna, assolutamente. Ripley. Ah, Ripley. No, è Ripley?
Con la I però. Ok, grazie ragazzi. Raga, l'alien sta qua dentro, eh. È qua. È fatta apposta che lui sia qua, eh. È fatta apposta perché è quasi la nostra ancora di salvezza, quindi... Allora, non sta gocciolando. Vedi gli stupidi, Ciao Taxo, buonasera. Che bello, Taxo. Taxo, ho una bella notizia da darti. Ho una bellissima notizia da dare a te, anche. Salvo! Raga! Siamo morti! 3, 2, 1! Non salvi, si sovrascrive. Alene ti ha penetrato. Comunque il sovrascrivere non importa, perché puoi anche partire dal salvataggio precedente. Ma che cazzo, siamo arrivati. Però era fatto. È scriptato che lui spunti qua, eh. È scriptato che lui spunti qua, ragazzi. È proprio scriptato che lui spunti in questo esatto posto. Ciao Shadow, ciao Matteo. Buonasera, benvenuti. È scriptato che lui spunti qui. L'abbiamo fatto apposta. Però vedi che gli armadietti non sono utilizzabili. Chi è questo, raga? Ma è un tizio amico? Sono morta, che palle. Fatta Suka. Ciao Ariete, ce l'ho fatta. Ma c'erano dei tizi, ma chi erano? Chi è che mi stava a fissare quei due? Ma chi erano quei due, raga? Pugnalata come Cesare, sì. Lady, grazie mille per il ride. Lady, buonasera, benvenuti a tutti ragazzuoli. Grazie mille per il supporto. Grazie Lady. Me lo fate lo shotottino quello nuovo a Lady, viene? Pronto? Signorina Lidi? Tanto io mi sono vista tutta la partita di coso. Anzi, mi sono autoraidata perché ero nel tuo canale. Mi sono autoraidata. Grazie Lidi. Grazie mille. Ero io, scusami. Però devi dirmelo. Offerta a Lidi. Signorina Lidi, lei ha un'offerta speciale. Hai un'offerta super speciale, signori. Mi raccomando, ragazzi, lasciate un followone alla nostra Lidivien. Mi raccomando, è una ragazza super simpatica, brava, fanatica, pazzurda, urla un botto, però ci fa divertire un casino. Ciao Maurizio, grazie per il follow. Sembrano due tiro. Sì, erano impazziti quelli. Io mi sto cagando addosso in tutto ciò. Dara, comunque stasera ti puoi godere la live di me che gioca a questo gioco di me. Com'è pazzurda? Pazzurda! Ciao, testa calda! Non lo so, io gioco a Resident Evil di solito. Vabbè, Resident Evil anch'io l'ho giocati. Però che c'entra? Dai, ce li godiamo uguale. No, ho la seconda ok. Non l'hai fatta di pomeriggio la seconda? Ah no, vai live. Dara, poi ti raido io. Dara, fai una cosa. Perché aspetta, perché stai stesa? Perché ho paura che sia sopra di me, ma non credo. Sla, grazie mille per la sabregolata a Simone il Guardiano. E ciao Kerry Gangost per il follow. Allora ragazzi,
Stasera ad Arathorn, posso dirla questa cosa? Fate uno shoutoutino anche ad Arathorn, che lui stasera, per chi fosse interessato a World of Warcraft, ok? Lui nel suo canale Twitch darà praticamente una key, che è l'ultima key di stasera. Quindi se volete vincere la key e vi interessa WoW e tutto il resto, noi lo raidiamo a un certo punto. Io ti raido poi, Dara. E così magari, non lo so. Comunque sono sfigato. Vabbè, Dark, non ti... anche io sono sfigata. Ciao Gianfrago, buonasera. E oh wow, hai visto? Wow! E quindi se siete interessati lui darà una key. Per che cosa, Dara? Per una robetta. Ciao Cica. Per una robetta che ora non ricordo. Qua c'è nessuno, forse no. Però c'è il salvataggio qua? No, non mi pare. O sarebbe la mamma. Ciao Kilia. Ciao pupa. Viva la patata. Sempre viva la patata. La notizia? L'ho già data la notizia. Tiziano è stato chiamato per le visite mediche dei Vigili del Fuoco, il che vuol dire che il 28 novembre saremo a Roma, sia io che lui. Io sarò a Milano alla Games Week giorni prima, poi ci vediamo a Roma e sono tipo super felice e non vedo l'ora. Poco fa mi stavo mettendo a piangere, però ho pianto in realtà tutto il giorno, se volete saperla questa cosa. Ho pianto tutto il giorno in realtà, però bene. Ma salvo anche qua? Cazzo me ne fotte. Il futuro è vicino, il futuro è vicino. Vero, a parte lo scherzo. Figurati, Stefano. Forse è stato Navarro che ti ha regalato la sub. Ah, no, no. Scusami. No, no, no. No, no, no. Eccola, la navetta sta arrivando. Shout abbastanza. GG a Tiziano. Sì, vi sono molto felice. Ora aspettiamo solo che passi le visite mediche. Si fa Ape coi comp, raga, a Milano stiamo tutti insieme se ci siete. Ci vediamo, ci tocchiamo a Milano. Dead Space l'ho giocato, mi fa paura anche quello. Ma no, ho sbagliato, non devo andare di qua. È sbagliato. No, raga, è giusto, devo andare di qua. È giusto. Ci tocchiamo? Se ci siete alla Milano Games Week ci tocchiamo, raga. Buonanotte, Matti. Buonanottissima. Ah, Lucard è stato, sì. Come ci vado a Milano? Vabbè, dai, se abiti a Pisa. Non si abita a Pisa, raga, lo sapete. Niente Pisa. Come giochi? Ad Alien Isolation, ragazzi. Se volete vedere la live, venite su Twitch. Sì, mi chiamo Babalusi. Purtroppo TikTok mi ha bannato. Mi ha bannato l'applicazione per nudità e attività sessuali. Io nemmeno ho fatto sesso in questi giorni, raga. Quindi non lo so quale attività sessuale abbia visto là, però... io non lo so. Questa è la mia domanda. Ma alla fine tuo fratello sta bene. Sta bene. Sta bene, Jenny. Per fortuna. Io non ho fatto sesso, però lei ha visto che ho fatto sesso. Io non so dove, però. Cosa? Sì, Tabas, te lo giuro. Signorina, si riprenda, che lei era in mutande prima. Il centro medico è qui vicino, ma non volevo lasciarla sola. Vado a cercare qualcosa. Sono contenta. Anche io, grazie. Cercherò di riparare l'amplificatore. E se questa creatura salta fuori? Siamo fottuti, una merda. Violazione di sicurezza individuata. Il sistema di transito. Ora sono fatti tuoi, di Apollo. Sì, abbastanza. Comunque l'algoritmo di TikTok fa schifo, che arrivano una decina di segnalazioni a casa e loro ti bannano senza guardare. Non c'è tempo, Carmine. Esattamente, Carmine, esattamente. È la cosa che sto cercando di combattere, ma è inutile combatterla da sola. Dovremmo essere tutti quanti content creator a combattere per la stessa cosa. Grazie solo, thank you. Dovremmo essere tutti quanti noi content creator di TikTok a lamentarci contro TikTok. Ripley sta cercando. Deve essere una cosa generale, capisci? Se devi fare una battaglia la devi fare tutti insieme, se no nessuno ti cagherà mai nella vita. Purtroppo. Purtroppo va così. Se spegni non si aggiorna, Corru. Sì, fare nascondino con gli alieni, mi sa di sì. Ma che dobbiamo fare, raga? Andiamo? Che ma fare? Emmo? Ciao, Artemis. Emmo che si fa? Me so persa. Era giusta la strada, però... Ma la tipo che ha un bambino... Non lo so se ha il bambino... Raga, ma è giusto?
Sì. Raggiungi il centro medico. Di là. Vado a docciarmi, buona doccia, Devil. Potevi salvare, ho già salvato. Ho già salvato. Ma non andavo in farmacia, devi trovare il medikit. Sì, magari. Nei miei sogni il medikit. Vabbè, il visore per PS? No, ho il visore per PC. Bloccato. È bloccato? Oh, puttana Eva. Bisogna fare il giro largo. Sì, Zephyr, abbastanza. What the fuck? Mi serve un medico. Chi è? Mi serve... Non ti sento, aspetta. Ah, è quello della telecamera che mi sta parlando. What the fuck? Vieni su, ti ho aperto l'ascensore. Grazie! Ciao Pancrazio, grazie Girolamo. Grandissimo, Girolamo. Avanti, forza. Non c'è tempo da perdere. Ma questo? Ma tizio? Ma ciao Rosalinda. Ho paura. Secondo me questo ora ci mena di botte, ragazzi. Questo in realtà è finto e ci sta a menare de botte tra poco. Potrebbe fare una brutta fine. Potrei. Grazie mille, Zero, thank you. Ciao Rob, buonasera. Sarà una trappola, sicuro? È sempre una trappola quando ti fidi delle persone. Lascia perdere il portello. Gli ufficiali hanno sigillato tutto. Usa il condotto. Usa il condotto. Usa il condotto. Ok, lo devo trovare il condotto però. È qua, eccolo qua. Ciao sweet baby, ciao Rosa. Occhio, stai attenta. Quando mai? Quando mai, Tabas? Vai, Isa. Acchiana a duoco. Non vedo una sega però. Oh cazzo. Ciao Alessio. Come un aggettivo per dire che una persona... Davvero, dai mio. Ma tu mi stai dicendo cose che io non sapevo. Buonasera. Siamo tornati nella nave di partenza, eh? Ciao Paola. Siamo tornati nella nave di partenza, ragazzi. Già mi cago in mano. Io ho appresso a te praticamente. Bene. Fammi salvare però che mi sto a cagare addosso. Io ormai salvo a prescindere a priori da quello che c'è. Ciao Rastino, infiliamoci nei piccoli tunnel di metallo mentre una creatura bavosa vuole morderci le chiappe. E la creatura bavosa è esattamente all'interno delle condutture di metallo, Rasti. Quindi gira e rigira, il mondo è una merda. Perché mi hanno bannato da TikTok Live Studio, quindi non posso fare live così. Ragazzi, mi hanno bannata e l'unico modo è farvi venire su Twitch per vedere una live coi controcazzi. Mi dispiace un botto, però non è colpa mia. Capitemi, non è colpa mia, è una cosa che mi fa abbastanza schifo, perché io sono una ragazza abbastanza professionale nelle mie live. Ciao Morena, buonasera. Tanto non c'è salvataggi limitati come... Sì, no, no, qua posso salvare quando cazzo mi pare. Sono Coleman. Ripley. Ciao, devo Coleman. Trovare un medico. Sono un medico. Una mia amica ha bisogno di aiuto, di attrezzature sanitarie. Anche io. Non è rimasto niente su questo piano. Ma c'è ancora molto di sotto nell'ambulatorio dell'ospedale. Come ci arriviamo? Sì. Ti sembra che lo so, picchio. Mi serve il tuo aiuto e a te serve il mio. Ciao Martuz. Trova il codice d'accesso per l'ascensore di servizio e scenderò con te all'ospedale, ok? Codice d'accesso? Sì. Ciao Iago. Posso dirigerti da qui. Ok. Morley o Lingard potrebbero aver avuto il codice nuovo. Dovresti provare all'ufficio di Morley. Ah, all'ufficio di Morley. Ok, un bacione a te, riprenditi, mi raccomando. Allora, all'ufficio come ci vado? Con questo, mi sa, eh?
Ovviamente sarà l'ufficio dell'altro team. Sì, esatto. Forza. Lavoro di squadra, eh. Mm-hmm. Andrà a vantaggio di entrambi. Oddio, in realtà è tutto buio, quindi vantaggio di entrambi un paio di cazzi. Però sì, se tu mi dici che mi stai avvantaggiando, cioè credo. Ragazzi, chi è stato? Vai avanti. L'area in cui ti trovi era riservata ai pazienti più instabili, quelli con... Ragazzi, chi è stato a far cadere i bicchieri di vetro? Casi tragici. Non preoccuparti, sono andati da un pezzo. A me non mi sembra che siano andati da un pezzo. Qua c'è gente che fa rumore, raga. A me non mi pare proprio. No, no, non di là. Ora ti picchio. Di qua? Raga, siamo sicuri. Ora c'è un tizio che mi infila il coltello nel culo. Oh, c'è un razzo. Come sono al massimo di razzi? Ma non ho mai preso un razzo. Che gioco è? Alien Isolation. Ma non dice niente sto coso. Cioè, lui non mi dice che qua non posso. E nemmeno noi. Questo posto era così promettente quando sono arrivato. È una tragedia. Ah, vero il PC. Vero, Fede. Vero, c'è la mappa. Me la dimentico sempre. Vedi, lui mi dice di qua. E di qua. Oh oh. Ciao Colmired, buonasera. Volevo dire DLC. Ah, ok. Ma te ci vai a Lucca? No, ragazzi, non ho i soldi per andare a Lucca, sinceramente. Bene, lungo quel corridoio. Sto conservando tutti i soldi, oltre quelli che mi sono stati tassati per il futuro trasferimento, capite? Ma dov'è? Mi dice che c'è qualcuno cattivo. Sei di Palermo? Sì. Sono di Palermo, raga. Allora. Questo. Questo. E questo. Easy, pure io, ma dai. Allora ci vedremo sicuro. Sì, nena, me li ha comprati, grazie. Il codice d'accesso dovrebbe essere... Buonasera, Sir Drake. Titti, allora. Ok, entriamo al PC. Orco, te banno, orco. Altro che... Anzi, aspettate, ragazzi, li metto di qua. Così quando leggo loro, leggo anche... Mi sento davvero in colpa, ma non è colpa mia, purtroppo è colpa di TikTok. Ciao Vivian, ma grazie. Thank you so much. A più tardi, ciao Aurora. Ciao Vivian. Buonasera, ma grazie. Buonasera, bentornato per il testo all'interno della community comp. Grazie infinitamente. Thank you so much, bentornatissimo. Allora. Ciao Pulchulk, ma salve. Buonasera a tutti. Come stai? Vianna, come stai? Non bannarmi. No. Non bannarmi perché me lo dici te, magari. Dottoressa Lingard, ci servono altre scorte di stimolanti dell'umore. Attenzione. Quassù ne sono rimasti pochi. Ci si mette anche Kullman, che li distribuisce come caramelle. Secondo i registri è andato al laboratorio 16 volte questa settimana. Dobbiamo iniziare a razionare i medicinali. La gente di Sevastopol ne avrà sempre più bisogno man mano che ci avviciniamo alla chiusura. E beh, tutti vogliono i medicinali, ovviamente. Ciao Papera, buonasera. Tutti vogliono i medicinali, ovviamente, è normale. Puoi parlare con Kullman e capire dove sono finite le medicine? No. C'è sto roba? Cosa ho concluso, scusa? Cosa ho concluso venendo qua? Un cazzo di niente ho concluso venendo qua. Forse non era questa la strada che dovevo fare. Ciao, Gevolpe! Ma salve, pupo! Ma salve, benvenuto, buonasera. Ciao, Oranzo, buonasera.
Buonasera Braciola. Buonasera. Ma cosa dovresti fare in questo gioco? Dobbiamo scappare da un alieno che... e dobbiamo scappare da, da questa zona di merda. Abbiamo la nave mezza distrutta, dobbiamo ripararla. E abbiamo una nave praticamente isolata dalla gente, molti morti, perché c'è un alieno che, oddio, uno, secondo me ci sono svariati alieni che ci stanno cercando e ci vogliono ammazzare, in sostanza. Questi alieni si nascondono nelle condutture, sia inferiori che superiori, e nelle superiori, quando ci sono, senti i rumori di, dei condotti e il rumore anche del suo sbavamento boccale. Ciao Pranzato, tanti alieni, sicuro Pranzato, sono tanti alieni, sono convinta. Sì, sì, sì. No, a Lucca non posso, raga, a Lucca purtroppo non posso venire, mi dispiace. Non ce la faccio a livello proprio mentale e monetario, non riesco. Mi dovete scusare, però. Purtroppo. Riguarda il PC, ci sarà sicuramente qualcosa da cliccare. Oh, è che ca... Vediamo, se vuoi venire a Lucca ti ospito io. Elena, ma va, figurati. Raga, ma non vi dovete nemmeno preoccupare. Impossibile accedere al file. Quarantena in ospedale. Allora, 1702. Ragazzi, segnatevelo, scrivetelo. 1702. Ciao Giuliana. 1702. Violazione di quarantena nel centro medico. Sono convinto che mi chiede la visione del gioco. Non l'ho mai visto film. No, non l'ho mai visto film sugli alieni. Cazzo. Vuoi venire a Pisa, a Livorno? Ti ospito volentieri, ragazzi, sei troppo gentile con me. Vieni in Salento, mi ospiti, Ela? Io sono molto pulita. Molto pulita e odio sporcare, lo dico. È lo Shure questo, Tommaso, è uno Shure. Shure lo trovi su Amazon. Ok, allora non si può fare niente. Sono di Palermo io, ragazzi. Sono di Palermo. Allora, trova l'accesso, la tessera d'accesso al dottor Morley. Ok, dobbiamo trovargli la tessera d'accesso adesso. Quindi adesso dobbiamo andare dove? Ah, di là! Devo tornare indietro. Che è sta roba? Raga? Perché suona? Cazzo suoni? Aiuto. Vieni a Firenze. Perché è entrato? Che palle. Sto cagando addosso. E mo? Ti abbiamo voluto bene. Anch'io mi ero voluto bene, capito? Poi non puoi così tanto, lo ammetto. No, e ora? E ora? Vado? Dici che sei andato, Dark? Io mi fido. Raga, è là. Puttana, puttana, puttana. Puttana, puttana, puttana. Via, 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 via. È qui, è qui, è qui. Zitti, 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 zitti. Zitti. Bruce, ti giuro che ti banno, qua. È qua. Dai, ma è qua. Ciao Alessio. Zitti. Zitti. Ciao Sisa. Mamma. Mamma.
Ciao raga. Ciao Boom Live. Guardalo che è carino. Ma se n'è andato. Raga, mi sto cagando addosso. Ciao Giorgio. Se n'è andato. Se n'è andato. Mi sono cagata addosso. Tantissimo. Ciao Vale. Ecco che inizia il caccapupù. Hai visto Valeriante, colpa tua. Ma cosa devo fare? Vado. Ciao Smoka. Giocando ad Alien su Twitch però, ragazzi. Dai, ma che bastardo, non mi fa giocare. Ora ti fa buona e torna qua. Vabbè. Che faccio? Mi dite cosa devo fare? No, figlio, non credo. Sfida la sorte. Ma che uccidila? Non si può uccidere, raga. Ma dov'è Cuccioloso? Raga, è qua. Mi sto cagando addosso. Mi sto cagando addosso. Sì, ma così è troppo difficile. Senti, Oxy, è inutile. Sì, Samuel, perché purtroppo su TikTok mi hanno bannata l'applicazione. Oxy! Mi tocca spendere pure soldi, oh. Ci sta bene, K. Grazie, Oxy. Ciao, Dezen. Chi ha ordinato delle mutande pulite? Io, fanno, le mie fanno puzza di merda in questo momento. Okfi, bentornato nella community dei Cop per i tuoi 18 mesi, pupo, bentornatissimo. Che onore e che piacere averla qua. Ma anche se uso il sensore mi sono persa. Grazie mille, Offi, bentornata. Adesso hai sia la patata che l'uccello vibrante. Sono morto dentro. Lo so. Ragazzi, non è colpa mia se avete la pubblicità, mi dispiace, nel senso. Ciao, Giamo. Twitch funziona. Ormai Twitch, ragazzi, funziona così. Non voglio essere schietta e cattiva, però, nel senso. Abbiamo scoperto che Twitch ha preso questo andazzo, quindi. Non taggo tutti per pigrizia, va, non ti preoccupare. Sono Coleman. Ripley. Buonanotte, Nai Jimmy. Devo trovare un medico. Sono un medico. Dobbiamo ritornare là dove eravamo prima. Attrezzature sanitarie. Anche io. Non è rimasto niente su questo piano. Ma c'è ancora molto di sotto nell'ambulatorio dell'ospedale. Come ci arriviamo? Va, piano e aspetta che passa, ok. Allo! Mi serve il tuo aiuto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille per la sabastira, la nostra pupa. Ciao Malinka, buonasera. Benvenuti, benvenuti. Torno tra poco. Ciao Blind. Buonasera.
Un consiglio, evita l'alien. Grazie, Occhi. Minchia, io vi banno tutti. Stira, benvenutissima nella Cuba di Lego. Forza. Lavoro di squadra, eh? Allora, noi sappiamo già dov'è. Vai avanti. L'area in cui ti trovi era riservata ai pazienti più stabili, quelli con problemi ad adattare. No, no, non di là. Dimmi solo dove devo andare. Quello. Sbagliato di nuovo, che palle. Prego, sono sempre disponibili per i consigli. Minchia, per fortuna. Mi sono persa di nuovo. È incredibile come la mia capacità del perdermi. Questo posto era così promettente quando sono arrivato. È una tragedia. Come procede il gioco? Male, ci ha appena preso l'alien, Gaia. Mi sto cagando addosso. Bene, lungo quel corridoio. Ci ha appena preso l'alien e vorrei dire le parolacce in questo momento. Ciao Lori, ciao Ghetto, grazie. Mi perdo sempre anche con le mappe. Ci sta, eh? Ok. La mappa. Ma basta seguire questo, Alu. Ci sei, questo è l'ufficio di Morley. Allora, il codice è questo qua. Abbraccialo l'alien. Ma lui vuole che gli do un bacino. Hai trovato il codice di accesso? Allora, ci servirà anche la tessera d'accesso. Morley la portava sempre con sé. Trovalo. Ok. Attenzione. Violazione di quarantena nel centro medico. Attenzione. Violazione di quarantena nel centro medico. Io sto qua per un pochettino di tempo. Cazzo. Io starei qua per un po'. Grazie Vincent, thank you. Io resterei qua per un pochettino di tempo, in realtà, eh. Buonanotte, Ela. Ma è qua lui. È qua. Non puoi correre. Non puoi correre, Jeffy. Non puoi correre. Non si può aggirare? No. E quale letto? Alien c'è della soffitta su 50 euro per la pulizia dei filtri, signor. Ma infatti, Zen, perché è orribile. Ciao, Rieb. Ciao Domi, porca miseria che ansia e caga abbastanza, ragazzi. Purtroppo tanta. Ah, ma è Armadietto Simulator? Io sì, Oxy, ok? Io non sono Dara che non ho paura e sono forte, va bene? Ciao, uccello! Che devo fare? Ma poi non vedo nemmeno altri armadietti. Non ho neanche modi per nascondermi, Holly, bravissimo. Non posso uscire da sta stanza di merda. Un consiglio, Eli, evita l'alien ma vai all'obiettivo. Non ci posso andare, Oxy. Sì, secondo me mi vede sotto il tavolo, raga. Ciao, Scar. Eccolo, eccolo, eccolo. Sì, ti vede. L'abbiamo capito, sì. Ciao Obelix, buonasera. Mamma, quando è brutto. È un po' bruttino, sì. Buonasera, Midrox. Ripley, devo trovare un medico. Grazie, Midrox. Sono un medico.
Una mia amica ha bisogno di aiuto, di attrezzature sanitarie. No, Kodomo. Non è rimasto niente. No, allora, Kodomo, aspetta, ti spiego cosa mi è successo. Praticamente sono stata reportata per attività sessuali e nudismo in una live di Cuphead. E sono stata, ho praticamente TikTok Live Studio bloccato perché dice che negli ultimi 30 giorni sono stata reportata. Io in realtà non ho fatto niente di tutto questo, però non posso più fare live su TikTok in maniera professionale, quindi l'ho presa nel culo, Chiara. Io non so te, anche a te è successa la stessa identica cosa, benissimo. Io non capisco davvero come ragionano quelli di TikTok. Ho pure chiesto aiuto all'assistenza di TikTok, li ho contattati in privato, gli ho detto che ho fatto ricorso e il ricorso l'ho vinto. Niente, zero totale, Chiara. Zero totale. Non mi sbloccano. E come si fa? Noi adesso che facciamo, Chiara? Scusami. Ragazzi, scusatemi, in live sto parlando con Chiara su TikTok, che ma con Kodomo. E io non so cosa fare. Io non so come si può sbloccare questa roba. Cioè, adesso fare live così è davvero ridicolo. Cioè, fare live così senza fargli vedere il gioco per me è ridicolo. Non ha alcun senso. Però non so come fare, detto francamente. Niente, tocca aspettare 30 giorni. Cioè, però vedi, allora posso dire una cosa, Chiara? Non hanno davvero un controllo, un sistema di controllo dell'applicazione stessa, perché non possono fare scegliere a quattro ragazzini chi bannare. Infatti, lo so, io ho detto ci provo, però anche là non ha senso provarci. Infatti stamattina non l'ho fatta. Cioè, non puoi permettere a 10 tizi di reportarti la live e di dare loro il permesso di bannarti. Non ha davvero senso. È assurdo, chiaro. Mi dispiace che sia successo pure a te. Perché io l'altra volta, io ieri ti vedevo in live. Quindi ho detto, a lei non l'hanno bloccata, per fortuna. Invece, tac, niente. Ciao Nicolò. Nicolò, aspetta. Io sto giocando su Twitch, se volete. Comunque, ragazzi, purtroppo è l'unico modo che ho per dirvi che sono live senza spammarvi su Instagram, eccetera. Però ecco, è quello il problema. Continuiamo. Quando ci sta Alien che scende vicino alle scale, ci sta il letto. Io, ragazzi, non so come si batte l'alien, perché ci sta il letto? Allora il letto non l'ho visto. Sotto nell'ambulatorio dell'ospedale. Sì, Malinka. Però sì. Non è Twitch il problema, mi è TikTok. Che io possa esserne in grado. Mi serve il tuo aiuto. TikTok in sa. No, idem. Siamo nella tua stessa. Lo so. Di servizio, okay? Codo, a sto punto aspettiamo, sì. Come dici tu. Però io volevo combattere un po', no? Tipo, volevo combattere l'illegalità, però. Non ce l'ho fatta, vabbè. Vabbè. Volevo andare contro a questi regolamenti di merda, ma a quanto pare no. Non si può combattere un sistema già malfunzionante alla base. Ora lo hanno sbloccato. No. Non sei la sola. Sì, anche altri streamer stanno avendo il mio stesso problema, Giamo. Raga, io non so che cosa dirvi, nel senso. Aspettiamo, sì. Sì, ma anche i video, Godò, figurati. Anche i video, ricorsi su ricorsi. Trovi era riservata ai pazienti più instabili. Video segnalati a caso da gente random. Ti stai sul cazzo e ti segnalo. Non preoccuparti, sono andati da un pezzo. Il problema è che tornate su TikTok a fare live se smetteste tutti. No, ma il problema sai cos'è? Che allora, non è un fattore di smettere tutti di fare live su TikTok, ragazzi, non è quello il problema. Allora, noi streamer di TikTok ci mettiamo davvero cuore, anima e corpo in quello che facciamo, ma Twitch di base il pubblico non ce lo trova. Noi streamer dobbiamo andarcelo a cercare. Punto. È la base di tutti gli streamer questa cosa. Se vuoi riuscire in questa piattaforma, ti devi andare a cercare il pubblico. Il problema è che se io utilizzo una piattaforma che è TikTok e a me piace, perché a livello di content creator è bellissima, e poi me la gestisci di merda, là mi viene, cioè là mi fanno arrabbiare le cose, perché dico, cavolo, uno si impegna tanto per lavorare, per fare le cose fatte bene, tutto il resto, e poi ciao Borgia, buonasera. Però, ragazzi, nel senso, va bene combattere, ma combattere cause perse. Grazie a Rolbova per la sub regalata a figlio. Thank you. Ciao Borgia, benvenuta. Ragazzi, benvenuti a tutti. Codice d'accesso dovrebbe essere lì intorno. Si risolverà. Ma sì, stiamo tranquilli. Alla fine è andata così. Chia, ci abbiamo provato. Chia, il nostro lo stiamo facendo tutti i giorni, nel senso. Il nostro lo stiamo facendo tutti i giorni, Chiaretta. Come te, che lo vedo veramente sempre, ci si prova a provare, a riuscirci. Poi se ci bloccano così,
Vedi prima il letto, dici? Ci vado. Da parte di Matteo, grazie. Ma sì, sì, sa, nel senso, la gente segnala Ram. Ah, questo è il letto. Questo è il letto, eh? Invidiosi segnalano random le live. Ma segnalano anche i video, eh? Tipo, su TikTok esiste una moda che è quello di segnalare random i video della gente che ti sta sul cazzo. Altri content creator invitano altri content creator a segnalare quel video. E magari buttano giù il profilo e l'account e i video. Cioè, è una roba, secondo me, su TikTok che non si può guardare. Non deve esistere una roba del genere, che io banno un account e un profilo solo perché mi sta sul culo. Cioè, una cosa che non deve esistere, secondo me. Cioè, Yukali gli hanno bloccato. Quella ha paura di postare i video su TikTok perché tra poco rischia il ban al canale. Cioè, ora tu dimmi dove sta la... Dove sta la... la è diffamazione. Ma non solo, cioè... Non ci sta correttezza, signori. Non ci sta correttezza. Parliamoci chiaro. Sì, Clono, ma una community contro senza motivo, capisci, Clono? Perché Katia non ha fatto niente di male. Sì, a voglia, Samu, si divertono così. Va bene. Va bene. Ma sì, se Lorina cercheremo di risolvere il problema. Non so hai con chi. Ma il codice di accesso. Allora, ci servirà. Forse devi prenderla. Morley la portava sempre con sé. La roba sulla scrivania devo prendere. No, ragazzi, non posso. Sono piena di oggetti di metallo. Attenzione. Violazione di quarantena. Non la posso prendere. Attenzione. Rilassati. Violazione sto solo di quarantena. Cercando di scoprire cos'è. Mi infilo sotto il lettino. Sulla tessera d'accesso. Cazzo. Mi infilo sotto il lettino. L'ho visto il lettino comunque. Ci provo. È come se domani. Grazie, Keto. Ecco, questo è il lettino. Non lo so. Antisgamo, completamente. Ora si gira con. Oddio, mi sto cagando addosso. Io c'ho paura dell'alien, puttana Eva. Io ho paura. Ciao Giada. Presto un imodium. Madonna, raga, ti giuro, mi sta avvenendo il cagotto. È qua dietro. No, è davanti. Se è davanti mi incucchia. Se è davanti mi incucchia, ragazzi. È davanti, mi vede. È di qua adesso. What the fuck? Non ti preoccupare, arriva. Arriva. Vediamo un po'. Non mi fa. Posso andare? Oddio, è qua. Lo sento. Oddio, è entrato. Buonasera Giacomo. Buonasera Giacomo. Buonasera. Wow, Genove. Forza Babba, nonostante ci provano a romperti le scatole te continua così, noi siamo sempre pronti a supportarti a colpi di uccelli vibranti. Ti si vuole bene, un abbraccio. Grazie Genoveffo per i 10 euro, thank you so much. Ma sì, ma mi metteranno sempre i bastoni tra le ruote, Genoveffo. Io penso che questo lavoro sia fatto anche di questa roba qua, no? Ci metteranno sempre i bastoni tra le ruote, l'importante è sempre provarci e tentare. Ciao Animal! Questo gioco è una figata, sì, i suoni sono fatti benissimo. Grazie mille, grazie davvero. Io da qua non ci posso... La minchia però. Ma dov'è? Ma sì, Obelix. Ma tanto noi facciamo il nostro. Noi facciamo il nostro, ragazzi. Lo facciamo bene? Chi se ne fotte? Detto francamente, cioè.
Qual era il codice, raga? Ragazzi, il codice! Ragazzi! Ragazzi! È dietro di me, Gomu. È davanti a me. What? 666, è davanti a me. Grazie, Giada. Forza Napoli, ma come forza Palermo, raga. Grazie mille a tutti. E mo? E mo devo entrare nella porta. Santa Rosalia. Ma guarda, mi sto cagando in mano, sono sincero. Eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo. Zitti, quanto tempo. Ciao Steven. Non ti preoccupare per la scuola, anzi, buona scuola. Perché ti sgama su. No, no, all'impiedi no, sto sempre piegata, Animal. Però se n'è andato? No, col cazzo che se n'è andato. Ma no, sbattiamo più forte. Sì, la porta degli armadietti è fortissima. La porta degli armadietti è fortissima. Che bello sta armadietto, sarà la nuova casa. Sì, ciao Lili. Ciao Gabippo. Ma io cosa devo fare che è qua? È qua, raga, non posso uscire dall'armadietto. Ma che sta facendo? Ma vaffa. Mi sono... Scusate ragazzi. Mamma mia. Faccio... Adesso faccio proprio puzza di cacca. Mi sono cacata addosso. La fattura, signor. Adesso mi sono proprio cagata addosso. Ti ha leggermente, ma peccato, perché ce l'avamo fatta. Ciao Idro. Buon inizio lavoro domani, mi raccomando. Buonasera Giacomo. Minchia, come ha fatto? Scusate, me lo spiegate come ha fatto a trovarmi nell'armadietto? Sì, in bocca me l'ha dato il bacino. Con la lingua me l'ha dato sul bacino. Chi gliel'aveva chiesto? Nessuno. Sono ti vede Babbalusi prima che entri. Devo non mi aveva visto, Clonoa. Una mia 3 ore è stata a camminare. Sanitarie. Anche io. Non è rimasto niente su questo piano. Ma come si trattiene il respiro? C'è ancora molto. Era il suo armadietto. Ah, scusa. Come ci arriviamo? Sì. Ti sembra che io possa... Puzza di cacca, sì. Mi serve il tuo aiuto e a te serve il battito? Trova il codice d'accesso per l'ascensore di servizio. Ti sente con il battito? Ok. Codice d'accesso? Sì. Ho capito, raga, mi batte il cuore. Che devo fare? Morley o Lingard potrebbero aver avuto. Che mi batte il cuore! Dovresti provare all'ufficio di Morley. Che si vede bene. Dico, si va bene di corpo, sì, con questi giochi, sì. Forza. Un bacino. Di squadra, eh? Ugulet. Andrà a vantaggio di. Utacata, utacata. L'area in cui ti trovi era riservata ai pazienti. Bastardo. Problemi ad adattarsi nello spazio. Dimmi solo dove devo andare. Non usare il radar quando è lì, ok. Lungo quel corridoio. Ah, scusami, Gabebo, perdonami. Perdona. Ciao, Sibyl, buonasera. Per tutti gli istitici accorrete, accorrete. Se lui annusa da fuori l'armadietto, devi trattenere il respiro per un po' di secondi. Non ricordo che tasto serve. Lo chiedi a Daradorn. Qualcuno glielo scrive a Daradorn. Qualcuno gli chiede a Daradorn che tasto serve per trattenere il respiro su sto gioco di merda. Che mi sto cagando addosso. Dovrebbe essere live in questo momento, Dara. Dara, ti prego, aiutami. A pugni lo sbatti. Che sbatto? Poi l'ho giocato al PC, quindi può... mannaggia te pure al PC. Ciao, Johnny. Non lo so. Non me l'ha mai spiegato il gioco come si trattiene il respiro.
1702. 1702. Allora, ci servirà anche la tessera d'accesso. Morley la portava sempre con sé. Trovalo. Attenzione. Violazione di quarantena nel centro medico. Attenzione. Tanto lui aspetta che salgo le scale per spuntare. Tu concentrati sulla tessera d'accesso. 1702. Grazie Gialla per il follow. Ok, 1702. Sì, Bill, sì. È molto tosta questa parte. Alien Isolation, ragazzi. Vedete che audio forte nelle orecchie. Mi sto spompando e... 1702. Ciao, Bruce. Ciao, Gabrotto. Zero, due. Mi sono spuntata davanti, raga. Alien Isolation. Mi sono spuntata in bocca praticamente. Ero davanti a lui. No, Outlast no, Giada, mai giocato. Io non so come si trattiene il respiro. Qua. Ciao, grazie Gabre. Ciao Pupo. Alien in the face. Grazie Giadina. Ciao Alex, buonasera. Di nuovo? Di nuovo. OMG, è un'ansia incredibile sto gioco. Ciao drone, ciao Famas. Ma non è che senti il radar quando lo apri? Aia, Jack. Ha una nuova casa. Sì, un nuovo armadietto che mi può tenere caldo. Ti si usa più di 5 secondi. Ah, non lo sapevo questa cosa. Te lo suggerisce sotto col tasto da premere. No, ora ti prende. Zitto, Foxy. Fuochino. Sì, ho comprato un nuovo animaletto. Allora. Allora, sono nel posto giusto. Trova la tessera d'accesso del dottor Morley. È qua dentro la tessera. È sul letto, mi sembra. Non mi fa giocare! Non mi fa giocare! Mettiti di lato negli armadietti. Non mi fa... Così? Arriva! Non mi fa giocare! Ho stretto il buco del culo fortissimo, Jack. Alien Isolation sto giocando su Twitch, raga. È chiuso il radar. Dopo è peggio? Ma che palle, raga. È qua, è proprio qua. Ci cantiamo le storie, ci raccontiamo quanto è bella tua sorella. Lollo, molto bella, sua sorella d'Arpacio, ma sicuramente una bella fangiulla.
È giusto? Alla lavagna? Perché l'ho vista che si illuminava effettivamente. Morley. Ispezione alle sale dei pazienti. Sale dei pazienti. Ispezione alle sale. Ma dove cazzo? È qua. Da quanto chiude forte il suo poettone ogni volta. Allora, bisogna andare là, ma io non so come arrivarci. La lavagna l'hai letta, sì. È il suo modo per esprimere affetto troppo barbaro, può essere. Ciao, Drone Killer. Ragazzi, mi dispiace, però purtroppo per tutti quelli di TikTok vi conviene venire su Twitch perché su TikTok mi hanno bannato e non posso fare live. Ciao, Adriano. Ciao, Lana. Grazie mille. Ormai ne sente l'aura tipo Goku. Sì, me sto a cagà sotto. Allora, gli alloggi dello staff sono qua. Devo andare al piano di... Devo scendere. Devo prendere l'ascensore. Gliela ficco nel culo. Ma... l'ho spiegato prima, Johnny. Ma perché fa tutto sto casino se non deve farsi scoprire? Non lo so perché chiude lo sportello così forte. Io non l'avevo visto! Ma no! No, non m'ha visto, Edmo. Ora sì. L'ho premuto L2, vabbè. Non è vero, ragazzi. Non è vero. Era L2. L'ho tenuto, ma non... niente, non ha funzionato. Ho fatto così fortissimo. Sì, grazie Giada. Thank you, Topa. Grazie infinite. Comunque ti ho mandato un video su Telegram. Sì, assolutamente, Darpacio, che lo guardo. Dopo, figurati, tanto mi metto a letto e guardo tutti i video. Vai tranquillo. Adesso sappiamo che è L2. Esatto, un passo per volta. Adesso sappiamo qual è il pulsante. Chi dov'è? Prima o poi riusciremo a giocare anche a finire questa parte di merda. Una mia amica ha bisogno di aiuto. Ma solo io ho avuto problemi in questa zona, ragazzi. Anche voi avete avuto problemi qua? Ciao, Drone. Come ci arriviamo? Sì. Ti sembra che io possa esserne in grado? Mi adotti? No, Christian. Trova il codice d'accesso per la... Ha sentito l'odore di merda. Sì, ciao, Giorgio. Codice d'accesso? Sì. Posso dirigerti da qui? No, no, è normale. Ok. Ma in caso lo metto facile, ragazzi. A me interessa più che altro finire la storia. Però facile mi sembra un po' ridicolo. Non vi sentite i dottori mai più dopo questa live? Madonna, guarda. Ormai questo parla da solo. Dimmi solo dove devo andare. Poi ho trovato come passare nei corridoi. Ah, ok. È positivo l'imparare come si passa nei corridoi, come si cammina tra un corridoio e l'altro. Ah, facile, il gioco è più godibile e più la trama è storia a giocare. Lo so. Ci sei, questo è l'ufficio di Morley. Il codice. Vediamo, ragazzi, non ci riesco. Se posso cambio un attimo per questa zona qua e ricominciamo in normale. Ciao Rosmarino, grazie per il follow, benvenuto. Grazie. Hai trovato il codice di accesso? Allora ci servirà anche la tessera d'accesso. 1702. Ele, lo so, ti capisco appieno. Salvatore è incazzato. Sì, Jack. Luigi. Via.
Date a Salvatore una caramellina per la gola. C'è stato aspira tutto. Però non ti agitare. No, io sono tranquilla, Domix. Se lui, non, lui sta calmo, io sto calmo. Mi ha visto, mi ha visto. Mi ha visto? No. Non mi ha visto. È alien. È alien. Se no non vale. Ho capito. Dai, nonna. Ok. Maronna mia, raga. Quanto era vicino, mi ha respirato nel culo. Mi ha respirato nel culo. Si trova nell'armadietto e non lì. Non ha senso, non ha senso, Lily. Noi ci crediamo, come... lo so, raga, che voi ci credete, solo io che non ci credo. Mentre stai negli armadietti va indietro con la levetta. Mi ha respirato nel culo, sì, ho sentito proprio il suo annusarmi il culo. È qua. È dietro di me. Lo sento, è qua davanti, cazzo. Allora, bisogna andare alla cosa, allontan... che fa? L1. No, L2 premuto. Era L1 o L2? Usa il potere di fata. Era L1 o L2? L2, era L2. L2, R2. Ciao Emma. Bella domanda. Ciao Relisha. Ciao Umi. Scusami. Bracio, la buonanotte. Ti si vuole bene, bracio, qualche volta. Niente. Sto trattenendo il respiro, raga. Sto trattenendo il respiro. Non ti preoccupare, Umi. C'è ancora un'ora di live, Umi, non ti preoccupare. Tanto penso che tra un'ora mi troverai ancora qua. Sì, ma vedi quanto mi sta dietro, però. Guarda quanto mi segue. E di nuovo qua, a destra. Minchia, è proprio un figlio di puttana. È proprio un figlio di sua madre. Dai, mi sta alle calcagna. Io sto trattenendo il respiro. Ciao, Blumi. Che devo fare? Ciao, Subway. Che devo fare? Vai ora. Morley. Obiettivo aggiornato, ispezione alle sale dei pazienti. Ora fammi vedere se c'è un condotto. Allora, le sale dei pazienti sono di qua. Ora, come cazzo ci va? Allora, se ci torna dal condotto. Dal condotto, ragazzi, devo tornare tutto indietro.
Che ansia. È l'unico dal condotto. Ma gli serve il tuo aiuto. Devo tornare indietro da Kullman. Da Kullman. Salva se riesci. Non si può salvare. Devo arrivare al save. Il save sta là, ragazzi. Non ci posso andare. Che palle. Ma è improponibile. Ciao Simply, buonasera. Non mi lascia davvero giocare. Zero, completamente. Auguri. Auguri ai figli mascoli, anima. È qua. Dio, l'ho vista. Dov'è? Io l'ho sentito, raga. Sì, raga, purtroppo impazzisce. Alien Isolation. Destra. Grazie, Dark John. Destra, mi sa. Poco a poco compulsiva con sto radar. Non posso tenerlo attivo, mi hanno detto. È giusto? Indietro. È qua. È qua, 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 qua. E qua, 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 qua. Ciao Rup, buonasera. E qui, e qui, e qui. Che cazzo. Ciao Giovanni. È qua. È acqua. È qua, acqua. Acqua, qua, qua, qua. Comunque il posto è questo? Sì. Seleziona. Sì, devo ispezionarle tutte. Sono una, due, tre, quattro e cinque. Ma chi è il monaco che batte la porta e che chiude urlando? Non c'è. È qua, è qua. È qua. Non ci può. Non è qua. Mi sta accanto. Mi stanno usando le chiappe. Però qui c'è pure la tazza. In caso di emergenza, sì. Ciao Morgan. No, non mi lascia giocare. In normale non mi lascia giocare proprio, eh. È per caso ho detto quasi. Dai, non è blu come Giacomo. Non sono così brutto e cazzato come lui. No, quello no. Però non mi fa uscire, guarda. Vai. Ah, ho buttato l'acqua. Raga, c'era qualcuno che doveva cacare. Niente, oh. Che due coglioni, però. C'è qualcuno. Ho buttato l'acqua io nel cesso. Non lo so perché. Ciao Salvatore, ciao user. Savo, io l'ho buttata l'acqua. C'è qualcuno che deve andare in bagno. Io come faccio a controllare le altre stanze? Così, per capire qualcosa. Perché io adesso devo andare a sinistra, ragazzi. Devo uscire da qua e andare a sinistra. È
È qua. Ha aperto l'armadietta della porta accanto. Ha aperto l'armadietta della porta accanto. Zitti, zitti, zitti. Zitta. Trattieni il respiro. L'ho visto, l'ho visto. È qua davanti. Mi sta tremando tutto perché è qua davanti. Finalmente si rivede. Quelle giocate tenendoti qua dentro. Zitti, dovete stare. Si è aperta la porta da soli. Silenzio. Verso il basso. Ma va a scassarci la minchia, dai. Non mi hai dato nemmeno il tempo di fare L verso il basso. Va, vaffanculo, va. Ma va, vaffanculo. Non mi ha dato il tempo di fare L. Non mi ha dato il tempo di fare L verso il basso. Dai, ma Dio, sa. Dai, babba, ti rifai. Ma che fai? Per me essere riuscita ad arrivare lì era un obiettivo di vita, ragazzi. È complicatissimo. Ridley, devo trovare un medico. Sono un medico. Una mia amica ha bisogno di aiuto, di attrezzature sanitarie. Perché cambia il tasto? Fa prima L2 e poi ti devi abbassare con L. C'è ancora molto di sotto nell'ambulatorio. Era L2, sì. Come, ma poi arrivando? È L. L verso il basso c'è scritto, l'avete letto? Serve il tuo aiuto. No, Drake, non mi arrendo, però è la quinta volta che riprovo. Codice d'accesso? Sì. Io non le mando le lunghe armadure. Morley o Lingard potrebbero aver avuto il codice nuovo. Dovresti provare. Direi proprio di no. Quanta roba devi fare? Abbiamo capito che sei un medico, però rompere meno i cazzi, orco. Guarda, è quello il suo problema. Ciao, Luco. Andrà a vantaggio di entrambi. Sì, a vantaggio solo tuo, perché mio non va a vantaggio. Era riservata ai pazienti più instabili, quelli con problemi ad adattare bene. Corridoio. Non è la quinta, forse ne batte di più. Può essere. Può essere, Pollo. Sera. Viene un'ansia ogni volta. Sì, mi viene l'ansia perché sto tizio. Ci sei? Questo è l'ufficio di Morley. Il codice d'accesso dovrebbe essere lì intorno. 1702 17, lo so a memoria. 1702. Buonanotte, Kiri. Hai trovato il codice di accesso? Allora, tanto noi stacchiamo alle 23, ragazzi. Non vi preoccupate, non facciamo troppo tardi. Attenzione, violazione di quarantena nel centro medico. Attenzione. Ormai sta parte la sua memoria la faccio veloce. Tu concentrati sulla cazzo. Vai di speedrun. Sì, ormai sì, lo sappiamo, lo va a speedrun. Ciao Marco, buonasera. Ma perché devo alzare il volume così forte? Ciao. Se mi alzo in piedi mi sente? Dietro. È già qua. Il tempo è finito. È ora di morire, sì. Aia. Sempre adorato, Alien. È uno stronzo alto 2 metri che ti coglie i soppiatto, sì. Ciao, Daniela.
Siamo in pochissimi. Daniela, mi hanno bannato da TikTok Live Studio, quindi le live sono fatte di merda, così è normale che la gente non viene. Ma è normalissimo. Anzi, sai che c'è, la chiudo pure la live di TikTok. Ragazzi, se volete mi venite a trovare su Twitch. Mi chiamo Babbalusi. Mi dispiace, ragazzuoli, ma TikTok ha delle scelte di merda, come gente che si occupa del sito. Quindi, ragazzi, se volete venite su Twitch, vi aspetto, Babbalusi. Ciao a tutti. Ok, basta. No, mi sono rotta le palle. È perché mi ha bannato per attività sessuali, ragazzi. Mi ha bannato per attività sessuali, che gli devi dire? Mi posso dire niente? No. Mi sono anche rotta le coglioni. Cambiato per una scatola. Ero fermissima, ero immobile, Doa. Era una fottutissima scatola. Era una fottutissima scatola, Doa. Ah, questo fa con all'indietro. Marte 2 viene a bannarti pure su Alien. Fare la statua ai suoi pregi. Devi andare indietro praticamente. Eccolo. Qua. Ma è orbo. Sto trattenendo il respiro e sono indietro, eh. Lo vedete? Non la vedo, eh. Non la vedo. Che cuffie hai? Le Logitech G Pro. Le G Pro sono incredibili, Luco. Posso andare? No, è qua, raga. Aspettate un attimo. Ti sente? Ma io non sto parlando. Vai ora. Morley. Aperto lui la porta, puttana. Sì, vabbè, mi sta facendo venire gli attacchi epilettici. Niente, oh. È esploso il wifi. Sla, ti preoccupa. Mi stanno venendo gli attacchi epilettici. Perché corre il mio personaggio? Dietro. Poi l'ha scritto una cosa prima sulle porte. Sì, l'ho letta la cosa sulle porte. L'ho letta. L'ho letta la roba sulle porte. Però io non l'ho visto il tastino. Oh, salva cazzo, che ogni volta ripeto tutta questa cosa mi si dia.
Ok. È qua. Salva, abbiamo salvato, ragazzi. A me non si deve ripetere tutto da capo. Ma il salvataggio non c'era scritto. Ora dobbiamo andare a destra. Ora a destra, altra stanza. È qua a destra lui. Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Sta arrivando, è a destra. No, non ha smesso di avere fame, le sa. Non ti preoccupare, Danielino, come stai, pupo? Spero bene. Stiamo facendo nascondino col mostro. Esatto, bravissimi. A spasso col cadavere, io so. È qua. Se non se ne va non posso andare nel corridoio. Tutti a destra. È qua. Porco! Porco! Il pon... Buonasera, Giacomo. No, era dietro. Vado, però così un infarto. Sì, lo so. Ok, tanto abbiamo salvato. Allora, adesso bisogna uscire dalla porta di sinistra e andare a destra. Sinistra. Babbalusi, però non ti ci mettere pure tu key point, giusto? Che già è un problema. Già è un problema. Ci sei quasi, sì. Anche lui c'è quasi, però. Anche lui c'è quasi, però. È qua, è qua, è qua, è qua, è qua, è qua, è qua. L'ho visto, ho visto la te. Sinistra o destra? Allora, questa è dove eravamo prima. Ok. E mo si va dove non c'è lui. Quindi a sinistra. Ispezioniamo le... Oh, buonasera, Giacomo! Buonasera! Che è successo? Buonasera, Giacomo. Fatto, buonasera. Che è successo, ragazzi? Ok. Abbiamo trovata la scheda, ce l'abbiamo. Colmana sta arrivando all'ambulatorio al piano di sotto, ma gli serve il tuo aiuto. Allora, adesso dove dobbiamo andare? Fammi vedere. Minchia, dobbiamo tornare da Colmana, raga. Io salvassi, ma il salvataggio è troppo di là. Un massacro, qua c'è stato un massacro totale, Jack. Qua si sono uccisi tutti quanti a vicenda.
È immortale sto bislungo verde. Oddio, dove lo vedi verde? Buona fortuna. Animal, me ne servirà tanta de fortuna. Che è meglio. Ciao, mi saluti. Ciao Gialla, ti avevo salutato già prima, pupa. Devo tornare indietro. Come torno indietro? Non so se mi conviene. Secondo voi corridoio o corridoio lungo? Strada breve o strada corta? Strada breve, dai. Salva subito. Non posso salvare. Per salvare devo fare un giro della Madonna. No, Obelix, lui non muore. E qua. Madre, raga. È qua proprio dove sono io. Breve. Facciamo la strada breve. Titti. Minchia, è qua dietro. Sì, ma lunga ci sono 100 anni però. C'è un insetto sul monitor. Ed è andato. Ma perché io trovo sempre gli insetti nella mia casa? Eppure la mia stanza è la stanza più pulita del mondo. Ciao Balmir. È nella stanza dietro la nostra. Tiro la sciacquone e scappa. Pff. Destra. È di qua, è qua, ragazzi. Aspettate un attimo. È qua dietro, non posso uscire. Ciao Goku, certo che ti saluto. No, Crono, è nuovo il cibo di Dodo. È nuovo. Si guardano a live pure gli insetti, sì. Aspettiamo che se ne va. È qua. Che santo cazzo, però. Io devo uscire da qua. Ah, ma qua non c'è. Aspettate, è dietro. E lui è sempre dietro di me, Darpajo. Sembra una cosa porno, ma così non è. Oddio. Qual è questo? Questo? Scusate, non capivo il primo. Esatto, ciao Albi. Potremmo andare a salvare, eh? Andiamo a salvare, fermi. Salviamo, così non dobbiamo riandare a prendere la scheda del dottore, che già sto dottore mi sta un po' sul cazzo. No, non ci banna Twitch per queste cose. Twitch prima controlla se deve bannare qualcuno. Grazie, Goku. Twitch prima controlla. Ciao Roberta. Che male non fa, esatto. Male non fa sicuro. Forse non mi sono spiegato. Non devi parlare proprio nel microfono della live. Ma è la PlayStation. Ma c'è il microfono della Play mutato, Clark. A prescindere non mi sento. E non è... Non funziona così il gioco. Perché suona di frecciatina? A TikTok sicuro. A TikTok sicuro una frecciatina. Salvare non fa mai male. No, ma almeno riparto da qua se mi ingoccio. Ok. Siamo tornati al punto di partenza. Però abbiamo salvato.
dove vado, Zedric? Più veloce di me, dove vado? Io ho paura delle persone che mi rincorrono, quindi non riesco a correre. È una mia feature questa. Comunque sei bellissima e molto simpatica. Grazie, Clark. È morta. Grazie a voi per il supporto. Ma minchia, doveva starmi per forza dietro sto coglione. Ma non lo so come mai era dietro. Non c'era, Ivy. Non c'era. Vabbè, era un oggetto in continuo. Sì. Il gioco mi fa prendere la strada lunga comunque. Meno male che ho salvato, sì, Umi. È qua. Perché devi girarti? Perché ho paura, Dart. Lo sai che ho paura, che palle. Lo sai che ho paura delle persone che mi rincorrono. Lo sai. Ma da lui che corre così, se lo faccio io mi devo prendere una settimana di ferie. Ormai siamo invecchiati, Zen. Ormai non possiamo più fare queste cose col nostro corpo. Io risalverei. Io risalvo, ragazzi. Cazzo me ne fotte. Ma se non ti giri non lo sai se ti rincorre. Sì, ma lo sento dai passi. Mi ha visto. Mi ha visto, eh. Io l'ho sentito che mi ha visto. Devo salvare, raga. È qua. What the fuck? Io ormai salvo ovunque. Cazzo me ne frega. Buonasera, Nyx. Entra pure nel buco? Sì, Doa, lui sì. Mi hai appena salvato. Sì, ma risalviamo perché sono qua, che è giusto il posto. Riassunto del gioco, salvare. Ragazzi, bisogna salvare sempre, ricordatevelo. Dannazione, Kullman, sapevi che quella cosa era lì? Non dire così, pensavo potesse essere lì, è diverso, ora dammi. Stai zitto, coglione. 1702, ok? Ora scendiamo all'ambulatorio. Certo, certo, una promessa è una promessa, mi dispiace. Vi ho fatto mezz'ora di questo. Passo nell'altra stanza per inserire il codice e preparare l'ascensore. Poi potremmo usare la tessera d'accesso e farlo. Muoviti, scendere. Coglione! Dov'è? Allora. Torna dal dottor Kullman, ok. Non urlare, Cristo, lui è arrabbiato. Dov'è? Ora questo qua muore, ragazzi. Ragazzi, quanto è quotata la morte di questo qua? Quant'è quotata la morte di questo, raga? Tra poco muore, ve lo dico. Questo muore. Esatto, Rup, bravissimo. Questo muore sicuro. 100 su 100, abbastanza. Ma che devo aspettare? No, sì, a voglia. Anzi, forse è già morto. Forse è già morto, raga. Ma c'è scritto aspetta il dottor Kullman. Torna dal dottor... Devi andare nell'altra stanza. Forse devo girare la stanza. Ah, vaffanculo. Come si ci va? Come ci vado nell'altra stanza? Lui è sparito, sì. È dietro di me, Chris. No, ma non è di qua, eh.
No, ma non è di qua. Ci sei, a destra. Ah, qua. Scusate, raga. Ciao, Cloudbot, grazie mille. Aiuta il dottore, yes. Ecco. Ecco. Raccolgo le mie cose. Torna poi indietro, qua, andare. Qua, qua. Ciao, Saiata. Ciao, Saiata, scusami. Saita, Saiata, Sai... Saita! Mo muore, guardalo! Incredibile. Mo che twist, inaspettato questo plot twist, sincera. Ciao Luigi, buonanotte ragazzi, grazie mille a tutti per la compagnia di questa sera. Il respiro, lo sto trattenendo. Perfetto Giulia, perfetto. Ce ne fosse uno che sopravvive, sono morti tutti sto gioco. Allora, adesso che è morto il dottore, usa l'ascensore per scendere all'ospedale. Che Cristo. Ma se volete muoio, raga, vi faccio rivedere la scena. Se volete muoio, rivediamo la scena del dottore che muore. Sto gioco è un funerale, sì, abbastanza. Ce l'abbiamo fatta, comunque il radar ti indica la tua posizione in su. Sì, lo so, Darpacio, dalla visuale in su. Però alcune volte non segna dove bisogna andare, per esempio. Poi non mi segnava dove era. Tutto il tempo per trovarlo e poi muore in 2 secondi. Sì, abbiamo aiutato sto dottore del merda e poi è morto così. GG, Stefano, era difficile, eh. Anche già qua, Ma già qua, Buonanotte Gaietta. Salviamo il dottore morto, sennò dobbiamo rivederci il dottore che muore altre 150 volte. Se dietro il radar non lo vedi. Ah, allora è un po' bastardo il radar, allora. Allora, manutenzione e obitorio. Trova un kit medico. È sopra di noi. Notte mamma, notte ragazzuoli. Grazie mille a tutti di tutto. Siete stati super gentili. Ora questo mi vomita da qua e io... Grazie, Gaglietta. Ma porco. Mi sto cagando addosso. Ciao, Super Pinkos. Buonasera. Devo ripristinare l'energia. Bellissimo. Figo. Figo. Oh, smoga. Tu con sta capra mi stai facendo venire in ansia. Taylor è ferita. Cerco kit medico a San Cristobal e porto alla stazione di... ho capito. Ma dove cazzo devo andare? Trova un kit medico. Questo è così lo tra i giochi con la migliore IA di sempre. Sì, no, ma l'IA di questo gioco è incredibile, Balmir. Ma è proprio bello il gioco. E sono belli i suoni, le sensazioni di tutto, dei rumori. L'ansia, il gioco mette un'ansia incredibile. È bellissimo il gioco, ragazzi. Davvero bello, non lo dico perché... A me non piacciono i giochi horror, però il gioco è davvero bello, ragazzi. Davvero bello. Ciao, Cloudbot. Ma è la verità, per adesso è tipo una vacanza. Dopo diventa quasi insostenibile. Sì, dopo lui spunta sempre, mi hanno detto. Oh, abbiamo una spada, che è sta qua? Dove mi porti? Fuoli. Oh, tonfa elettrico, attenzione. Attenzione. Ok. Quest'arma è per sconfiggere gli androidi, babba. Oh, che bello, finalmente. Escansibur. Allora,
Frank, devo parlarti. Ho un corpo qui, fa parte delle ricerche dell'ufficiale. Femmina, sui 30 anni, ferita al torace. Non so per quanto tempo l'ufficiale Waits voglia tenerlo qui, ma la situazione è molto delicata. Voglio discrezione e voglio che ti fidi di me. Raggiungimi nel mio ufficio. Lingard, ufficiale medico superiore. Frank, prendo nota della tua preoccupazione circa l'isolamento del San Cristobal, ma ti assicuro che l'evacuazione è necessaria al 100% ed è solo una misura temporanea. La mia priorità è il benessere dei vivi, tu mi sembri più interessato ai morti. Se ti preoccupi degli sbalzi di corrente, della temperatura all'orbitorio e della condizione dei cadaveri, regola il sistema di raffreddamento, esci fuori di lì subito e basta. Ah! Ma non c'è niente. Bombola di idrogeno, tua USA non trovata. Camera fredda e inaccessibile a causa della temperatura estrema. Ok, bisogna fare qualcosa. Ciao Alex. Ciao Topo. Ciao Pupo, benvenuto. Ma è qua, è sopra di me. Ma è sopra di me? No, è qua! È a sinistra, ragazzi! Allora, dobbiamo trovare un metodo per accendere la corrente. Da così poco tempo, pensavo di più. Man mano che si vanno avanti con quei giorni e le ore, non ti preoccupa. Più che altro lui ti dice quanto mi segue effettivamente in live, cioè quante ore hai visto. Lui conta le ore e fa un conteggio dei giorni, eccetera. Ciao a Scorpion. Ma io dove devo andare, raga? Mi sono persa. Scusate, ma magari è il computer dove si accende l'elettricità? Ho sbagliato, lo è sempre stato, è il vero tesoro dell'amicizia, è vero. Scusate, ma non capisco, sono io che non vedo? Stiamo morendo. Sì, la porta si apre da sola. Camera fredda, inaccessibile, cosa? La temperatura estrema. Che cazzo devo fare? Io il primo giorno di uni, raga, ma dove devo andare? Mi sono persa. Ma io uguale. Io all'università mi perdevo sempre con le aule. Non sapevo mai dove cazzo andare ed ero da sola, quindi boh. Sì, però... Allora, sì, però devi darti una calmata. Sì, però devi darti una cazzo di calmata, ok? Perché io stavo guardando il computer, non si disturbano le persone davanti al PC. Allora, la tua faccia dice tutto, mi sono cagata addosso. Buonasera, Giacomo, visita al dentista. Mi ha controllata. Mi ha proprio controllata tutta. Pensavo fosse in fila per il bancomat. Io pure, ma... No. Infatti babà ha aspettato che ti girassi. Sì, no, lui ha aspettato, è stato carino comunque. Frate, mo fatti una camomilla. Ma allora non ho capito perché viene anche qua. Sì, poco fa, behind, c'è sputato dietro di botto. Ora. Scusami, ma io allora dove cazzo devo andare? Posso fare questa domanda, raga? Mi sono persa. Forse c'è un kit medico. 3, 2. Forse devo scendere con l'ascensore. Può essere. Ciao cappellaio. Buonasera. Incazzato. È incazzatissimo. Dart. Oh porco, aspetta. Non mi fido, penso che sia qua. Buonasera Giacomo. Buonasera.
C'è un tasto selezione e raffreddamento. Ma nel computer. Ha tremato. È qua. È qua, è qua, è sceso, è sceso. Babba, il computer. Non l'ho visto io. Attivare il raffreddamento. Non fa niente, raga. Non me lo... Vedi, non mi fa cliccare. Aiuto. Grazie per il follow, show Luke. Mi dice che regola il sistema di raffreddamento. Temperatura all'obitorio, alle condizioni di cavere. Esci fuori di lì e subito e basta. Ma non lo so, valvola in parte a tema. Che due coglioni. Vedi, trovo un kit medico, controllo ambientale, il PC, però il PC non mi fa fare niente. Cos'è che luccica? È l'entrata. Ah no, le cose. Ma sono bloccate. Ah no, aspetta. Oh, grazie Dart, non le avevo viste. Non luccicavano prima però. Lo giuro, non luccicavano prima. Allora. Ok, mi sa che adesso funziona. Vediamo. Vediamo. Raga, è qua. Puttana, puttana, puttana. Manca l'ultima. Devo trovare la capsula che va là, sì. Fermi, fermi, silenzio, silenzio, silenzio. Mi spaventi più tu che cazzo ne so. No, Aurora, non ti preoccupare, papà. Dovrei andare a fare un po' di skincare, tipo io, alla fine di questa live. Ma è questa? Niente, è qua, che palle. È nella stanza accanto. Grazie Aurora per i bits. Ne manca una. Dov'è? La sto cercando. Sarà in questa stanza o sarà fuori dalla stanza? Dio, Dio, Dio. Se non fai rumore non scende dai condotti. È sceso. È sceso, Blind, è sceso. Io non ho urlato, Ale. Forse è questa bambola qua. No. Ma dov'è la bambola? Non è qua. Non è qua. Stai zitta, puttana. Stai zitta. Ciao, mare chiaro.
E che cosa salvo? Non salvo niente, non ho fatto niente. Ah, dici perché ho chiuso le tre valvole? Sì, potremmo. Ciao Tony Kane. Grazie Jack Black per i beats. Grazie ragazzi. Salviamo. Abbiamo toccato due cose, ma salviamo. Ora gocciola da qua. E io scappo. Cosa che fa rumore? Piano. Minchia che freddo. Guarda sul tavolo. È qua. No? Non qua? Eccolo, sì, era qua il coso, giusto. Però devo farmi un giro per vedere se c'era qualcosa. Mica questo gioco mette un'ansia, ragazzi, indecente. Mette un'ansia indecente, raga. Ciao Ermafi, buonasera. Grazie Dart. Grazie mille. Ok, adesso possiamo entrare nella porta. Stanotte non dormo. Ma tu non c'hai un alieno, non ti preoccupare. No, perché va giù? Comunque capolavoro. Sto gioco è capolavoro. Attivare e ripristinare il refrigerante alla temperatura ottimale. L'ha fatto. Non ho capito se l'ha fatto. Salvo, ora vado a salvare. Senti come strisciano le scarpe di gomma per terra. Quanto dura la live? Fino alle 23. 3 ore dura. Dalle 20 alle 23. La sera. Poi la mattina faccio altre. All'improvviso un cazzo di legno è volato attraverso tutto il corridoio. Poi le stanze mi sembrano tutte uguali. Sì, le stanze sì, Sibyl. Sono molto simili. Comunque abbiamo attivato questa stanza. Ciao uccello. Passa una buona serata, eh. Grazie per il follow, John Dorian. Giusto? John Dory. Che lei sta congelando. Allora. Madonna quanto corre nei tubi sto cretino. Questo è per ricalibrare le cose. Ma ci serve adesso? Ah sì. Samuels. C'è una certa Lingard, minchia, ufficiale medico superiore. Minchia, ragazzi. Devo scoprire dove tengono tutto nel suo ufficio. Abbiamo appena attivato il condotto. Abbiamo attivato il condotto, ragazzi. Salvo. Salva. Prima salva, poi il resto. Prima salva. Ma sta diventando. No. No. Non si può salvare. Giocano, lo so, un goccio non fa mai male. Ora mi spunta qua e bestemmio, ragazzi. Se mi spunta nel condotto mi parte un embolo. Grazie Biju per il baby. Non puoi salvare. È qua. È accanto a me. È accanto a me. Siamo amici di condotti. È entrato in prezzo.
È entrato. Dobbiamo andare dritto. Stava per morire. Per un pelo. Stava a morire pure io per trattenere il respiro, raga. Allora, lui vuole che... che esco. Ti ha beccato. Perché è uscito da solo? Dov'è? Madonna, che ripsono, c'ho l'ansia. Dalila, c'ho l'ansia. Ci vuole un punto di salvataggio. Ecco. Ho perso dieci anni di vita. Li ho persi tutti. Tutti, non ne ho più uno, ragazzi. Morirò a 80 anni, ve lo dico io. Quasi muore a 80 anni, ragazzi. Ciao, Mirinardi. Morirò a 80 anni. Sono pallida, Darpa. Sbiancavo di botto perché è successa una roba allucinante. Non me l'aspettavo succedesse sta roba, Darpacio, che mi sposesse. Mi ha ucciso, è qua. Mi ha ucciso. Il 13 novembre 21-37, Ringa del Centro Medico San Cristo passa alla studio androidi. Vediamo un po'. Qui è silenzio, cazzin. Ufficiale medico superiore, stazione Sevastopol. Sono morta, sì. Voglio... Cosa vuoi, cogliona? Voglio mettere a verbale che ho subito delle costrizioni riguardo il paziente zero, che è in fin di vita. Sì. Ransom, il capo operativo della Sigson, lui... Ha fatto delle minacce riguardo la mia carriera e le mie certificazioni. Voglio registrarlo. Ma per l'amor del cielo... Devo aspettare la cazzina, esatto. Quella donna serviva aiuto. Non sapevo che tipo di parassita avesse incontrato, ma le aveva impiantato qualcosa internamente. Ciao, Ene. Mi dispiace tanto. Non potevo sapere che cosa sarebbe successo. Allora, ispezione della situazione. Non abbiamo salvataggi, ma abbiamo una grandissima voglia di vincere. Grazie, Umi. Papà, ma tu le live le termini preciso alle 23? Ma in realtà dipende quando salvo, Carmine, di solito. Però
faccio 23 o 23 e un quarto, 23 e mezza, poi dipende, così come anche la mattina, alle 9, non è che finisco alle 12 preciso, finisco tipo all'una, molto spesso anche l'una e mezza, faccio sempre 4 ore la mattina in realtà. Troppe interferenze, la signora mi ha fatto venire voglia di vomitare, e non hanno la connessione buona, David, non c'è una connessione buona. Anche le mutande, anche lei, sì. Ciao Enrico, buonasera. Allora sì che sono guai, vabbè, nel senso. Allora, il problema è uno, ragazzi. Il kit medico sta là. E non è nelle mie corde. Però andiamo. È qua. È la mia destra. Raga, non ho parole. Non ho parole per le fette di culo. Io non ho parole in questo momento. Io non ho parole. Non. È qua. Cagati addosso. Mi sto cagando addosso. Io ho trattenuto tutto, anche la puzza della mia scorreggia. Tutto ho trattenuto, raga. Tutto. Tutto. A me non c'è un salvataggio, cioè. Sì, stava per morire per asfissia e non ce l'ho fatta. Mamma mia. Da 3 ore sto coglione. Mancava l'aria al personaggio, sì. Che sfiga di merda, c'è dai. C'è una certa Lingard, ufficiale. Eravamo andati così bene, raga. Che culo che avevamo avuto. Dove tengono tutto nel suo ufficio. Buona fortuna, Ripley. Sbrigati se poi puoi. Perché non mi fa salvare più? Mi fa salvare più. È morta per di sé. Sì, è morta proprio perché doveva morire. Notte, Marco. Buonanotte Alucard, grazie ancora ragazzi per tutto il supporto di questa sera, per la compagnia. Vi ringrazio infinitamente. Adesso provo a fare l'ultima volta e poi andiamo a letto. Provo a fare l'ultima. Vediamo cosa riesco a fare, eh. Ci provo. Allora. È qua. Ciao Meghiuzzo, buonasera. È qua che ti ho coglioni, però. Sì, ma io come faccio a passare se lui non se ne va dalla destra?
Qua. È qua, raga, me lo becco davanti di nuovo. È qua. E non ci posso andare addosso. Baba no fear. Oh, portiamo un gioco nuovo horror giovedì, eh. Testo. Era là. Però non è quella la stanza che devo prendere. Che gli scoppiasse addosso. Rilassarti, sì. C'è un salvataggio. What? E là, sono morta. 3, 2, 1. Vabbè, ci stava, ci stava. Buonanotte, Simone. Ci stava, dai, ci stava. Ci sta, era giusto, era giusto che... Era giusto perché l'ho preso in giro.